Buongiorno, siamo a fare un piccolo aggiornamento rispetto a quello che ormai è consuetudine, parlare un attimo dello stato d'avanzamento dei lavori della Commissione del Forteto. Abbiamo avuto, la possibilità di avere in audizione un, paio di, testimoni di allora, testimoni significativi, importanti, anche a rischio di giudizi pesanti nei loro confronti, soprattutto comunque sempre nell'ottica di una forma di negligenza, cioè il sapere che in qualche modo nella comunità del Forteto avvenivano delle cose drammatiche, atroci nei confronti dei ragazzi che erano all'interno del Forteto, ma in termini molto dubbiosi in chiave di omertà o in chiave di rischio collusivo, queste istituzioni non hanno fatto granché. In particolare ci riferiamo al vecchio direttore del Dipartimento di Psichiatria dell'Azienda Sanitaria di Firenze, che messo anche di fronte a un operatore, un altro psichiatra sempre dell'Azienda Sanitaria di Firenze, non ha saputo rispondere nel dettaglio rispetto ad alcune considerazioni che questo psichiatra, il dottor De Bernardinis, aveva fatto all'epoca, contestando le modalità di lavoro che venivano adottate all'interno della comunità del Forteto. Chiaramente all'epoca sapevamo già che Fiesoli era stato condannato nell'85 e che c'era già stata la sentenza dell'Alta Corte di Strasburgo che condannava l'Italia per il danno che aveva fatto questa comunità a una famiglia alla quale veniva inibita la possibilità di riunirsi anche solo per fare dei colloqui. Questa questione era stata sollevata da De Bernardinis all'allora direttore del Dipartimento di Psichiatria, dottor Micheli. Micheli, diciamo, ha fatto una testimonianza abbastanza imbarazzante in audizione, nel senso che non ricordava, che cercava di far vedere che non era la competenza di un Dipartimento di coordinamento tecnico intervenire e fare operazioni di verifica. Insomma, diciamo, si è un pochino arrampicato sugli specchi, imbarazzante anche perché poi questo medico, che comunque è stato considerato da tanti negli anni una persona di prestigio, è stato anche il medico dello stesso Fiesoli nel periodo degli arresti domiciliari ultimi che ha fatto, e andava una volta alla settimana da lui per sostenerlo da un punto di vista medico. Chiaramente non siamo entrati nel merito del rapporto medico-paziente, ma in sé dava l'idea che forse diciamo, poteva fare qualcosa in più, poteva avere qualche elemento in più di giudizio su cui ha soprasseduto, e questo è comunque un elemento di dubbia presenza reale, presenza fattiva nel contesto delle funzioni che un dipartimento di psichiatria così importante aveva. Quindi non siamo tanto lontani nel dire che una cosa del genere implica una negligenza importante. Poi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare il dottor Toni, che era il presidente del Tribunale dei Minori di Firenze proprio nel periodo della sentenza di Strasburgo. Anche a lui abbiamo provato a contestare il perché, come dire, c'era stato un avvicinamento così importante, aveva presentato dei libri sul Forteto, il perché non si sono accorti di quello che avveniva. E in questo senso anche lui non è stato del tutto trasparente, si è protetto da ricordi, da responsabilità altrui, eccetera. Io credo questo, che al di là delle imbarazzanti testimonianze di queste persone, c'è un aspetto che noi dobbiamo sempre tenere presente.
quando è tutto un sistema che non riesce a fare operazioni di verifica, di controllo nella protezione soprattutto dei minori, e se sono minori anche portatori di disabilità è ancora più grave, quando tutto un sistema non ce la fa a fare un'operazione di questo tipo, non è una scusante, non è un attenuante il fatto di essere tutti colpevoli, è un aggravante il fatto di essere tutti colpevoli. Quindi in questo senso saremo sempre qui a denunciarle queste cose. Grazie, buona giornata.